E Marco Lanzi, il candidato sindaco del centrodestra per la città di Pesaro. L'annuncio è arrivato lunedì tramite una nota ufficiale a firma dei 4 coordinatori regionali che compongono la coalizione. Lanzi, durante un incontro con i giornalisti, si è detto emozionato e soprattutto onorato. Oggi è veramente un giorno particolare e sono veramente emozionato. Emozionato anche perché... Emozionato e onorato, perché tante persone mi hanno chiesto di scendere in campo per questa sfida, per affrontare queste elezioni in qualità di candidato sindaco. Tanti esponenti politici locali del centrodestra, con i quali ho condiviso tante iniziative proprio appunto sui temi legati alla sicurezza, hanno riposto la loro fiducia in me e di questo lo ringrazio. Il segretario Schulpe, uomo dello Stato, che in precedenza ha servito come vice commissario di polizia, da diverso tempo si sta interessando anche al mondo del sociale, con particolare attenzione al disagio giovanile, studiando pratiche concrete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Da qui nasce l'idea di creare una lista civica, afferma Lanzi, piena di giovani. Una mia lista di giovani, perché voglio creare una lista di giovani. Perché io ai ragazzi dico sempre, voi non siete soltanto il nostro futuro, voi siete soprattutto il nostro presente. E io voglio creare una lista di soli ragazzi. Perché i progetti per una città vivibile per i ragazzi non devono provenire da uno come me che ha 61 anni, devono provenire dai giovani, dai ragazzi, che sono fondamentali. E io voglio veramente dar voce, rivolgo in questo senso un appello a tutti quei cittadini, a tutte quelle persone, a tutte quelle associazioni che in qualche modo si sono state sentite messe da parte, che non sono mai state ascoltate, che sono state emarginate. Se volete, guardate, venite in squadra con me. Prima di creare un programma e fissare obiettivi, dice Marco Lanzi, visiterò i quartieri e parlerò con i cittadini. Abbiamo le idee veramente chiare. Io su tanti punti ho le idee chiare. Però cosa vi ho detto adesso? Condivisione e concertazione. Io prima di definire in maniera dettagliata tanti punti su cui io, sia io che tutto il centrodestra, gli esponenti politici che mi accompagneranno in questa avventura, abbiamo tutte le idee chiare. Però è chiaro che per definirli in maniera esatta, certa, io prima devo partire dall'ascolto, girerò tutti i quartieri, parlerò con la gente, ma questo è normale, non possono calare tanti progetti, i progetti non devono calare dall'alto, devono partire dalle persone. Nessun commento da parte di Lanzi sul Partito Democratico, che attualmente non ha rivelato chi tra Biancani e Vimini sarà il candidato sindaco. Io conosco sia benissimo Vimini, conosco benissimo Biancani, col quale, guarda, Biancani è venuto anche al mio congresso, l'ultimo congresso del Schulpe. Io cercherò assolutamente, a meno che proprio non mi tirino in maniera esagerata per i capelli, io non vorrò mai fare nessuna polemica. Loro avranno il loro programma, per me è indifferente che sia Vimini o Biancani, non mi interessa assolutamente, però l'importante è che noi dobbiamo guardare noi stessi. Loro faranno la loro campagna elettorale, avranno i loro progetti, proporranno le loro cose e noi seguiremo la nostra strada, anche noi proporremo i nostri progetti. Poi saranno i cittadini a scegliere quali saranno chiaramente le proposte migliori, quali saranno le persone che si sono proposte meglio, quali saranno i contenuti che sono stati portati sui vari tavoli. Saranno poi i cittadini a scegliere.